81 kg di peso. Arbitrerà l'incontro il signor Roberto Tommasini di Arezzo. Per la box Siena Menzana, pubblico, un applauso a Simone Picchi. Questo incontro si disputerà sulla distanza di 3 riprese da 3 minuti ciascuna, categoria Elite. Sesto incontro della serata, l'ultimo incontro per quanto riguarda la categoria dilettanti. Sono ora sul ring all'angolo blu per la pugilistica Galileo Galilei, Benedetti, 81 kg, categoria Elite, che inizio fronteggia prima ripresa. Bicchi per box Siena, categoria Elite. I due pugili non portano il caschetto protettivo. E questa è una grande differenza rispetto alle altre categorie, che è stata introdotta qualche anno fa, l'abbandono del caschetto protettivo nella categoria Elite per avvicinare i pugili a quella che poi è la realtà del pugilato professionistico, novità che è stata avversata da molti tecnici del settore, ma ormai è definitivamente affermata e con questa bisogna fare i conti. Bicchi molto tranquillo al centro del ring, del resto anche Benedetti molto efficace e composto, grande tranquillità di Bicchi guadagnata nel corso del tempo, maturato moltissimo rispetto agli esordi ovviamente, e ora è Benedetti alle corde, pronto a reagire, con Bicchi che tiene l'azione, prova ora a scaricare 1-2, Benedetti comunque molto molto mobile, molto mobile ed esplosivo. Adesso i due finiscono in un clinch. Niente di fatto, schivato il colpo di Benedetti da parte di Bicchi. Azione ora del pugile di casa. Prova 1-2 Bicchi. Esce dalle corde Benedetti, una box molto repentina, quella del pugile della pugilistica Galilei. Più sognone apparentemente Bicchi. Prova la distanza Bicchi ma non riesce a scaricare i colpi per adesso. E di nuovo Benedetti a cercare un'azione. Un
po' di clinch sul finire di questa prima ripresa, sostanzialmente molto equilibrata. I due pugili non hanno scambiato molto, ma non sono andati a segno in maniera pesante. Seconda ripresa di tre, Bicchi angolo rosso, box Siena, Benedetti angolo blu, box Galilei. Molto repentina la box di Benedetti, sento Guardingolo, non accetta assolutamente la distanza, indietreggia fino alle corde per poi entrare. Ora si accende lo scambio. Benedetti un po' soverchiante la sua azione, viene invitato a non schiacciare verso il basso l'avversario. Questa volta picchi alle corde, ci è sembrato di sentire degli schiocchi a significare qualche colpo arrivato a segno da parte del pugile della pugilistica Galilei. Un po' in difficoltà forse in questa fase il pugile di casa. Benedetti lo invita a farsi avanti, gli dice, fa sì con la testa a dire vieni pure, io ci sono. Lo trova forse Bicchi, andato un po' a spingere il pugile di casa, adesso di nuovo al centro del ring. Niente di fatto, colpo di prima intenzione da parte di Benedetti, però è con l'interno del guantone, stavolta di misura. Bicchi schiva l'avanzata di Benedetti, deve stare attento a non fidarsi troppo del suo senso della misura. Bicchi, reazione del pugile senese, va a segno con un diretto destro al volto. Molto acceso il match in questa fase. Fase di corpo a corpo, nulla di determinante, Bicchi sempre molto presente, Benedetti reattivo come prima. Finisce anche questa seconda ripresa. Entrambi molto preparati, è visibile dal tenore degli scambi. Fuori i secondi.
Inizio terza ed ultima ripresa. Ripresa conclusiva dell'ultimo incontro dilettanti della serata, categoria Elite. Bicchi all'angolo rosso, box Siena, Benedetti angolo blu, box Galilei. Tenta adesso un gancio di prima intenzione Benedetti, trova la guardia di Bicchi che non sta demordendo. Ora il clinch. Si spingono molto i due pugili in fase di clinch, ma c'è anche questo. Bicchi comunque molto presente, determinato, comunque vada all'incontro dal punto di vista del punteggio, possiamo dire che ci è piaciuto l'atteggiamento. Un colpo che ci sembra essere andato a segno, ma non abbiamo visto chiaramente dalla postazione. Prova ora di incontro Bicchi l'avversario. Finiscono spesso in clinch i due, ma non si capisce chiaramente chi prende questo tipo di iniziativa. Ora è Benedetti ad andare a segno. Non ci piace molto il gomito di Benedetti, spesso all'altezza della faccia di Bicchi, può essere veramente pericoloso. Ed è Bicchi a trovare con un buon sinistro il volto di Benedetti, che è sempre lì, stavolta al corpo Bicchi, molto bravo, evita di misura, ora rientra. Trovano ora abbracciati, due d'incontro ancora. Bicchi cerca di nuovo il destro al corpo ora. Lancio di prima intenzione, ma Benedetti schiva. Fasi conclusive, scambio molto acceso, sicuramente combattuto. Oltre i limiti concessi dalla tecnica, questo incontro. Comunque vada, un incontro che ci è piaciuto, due pugili molto determinati, combattivi, preparati atleticamente fino alla fine. Nessuno dei due è assolutamente rinunciatario. Ora il verdetto, vince i punti.
Angolo rosso, Simone Bicchi, box Siena, Menzana. Ed è Bicchi che si aggiudica l'incontro. Avevamo detto che ci era piaciuto un molto. Grande applauso anche ad Alessandro Benedetti della pugilistica Galileo Galilei. Benedetti, grazie per il bel incontro. Un avversario assolutamente di valore per Bicchi. Un bel incontro questo fra dilettanti a conclusione di questa prima parte della serata.